E qua c'è una cesta che... dove c'è scritto non aprire. Vabbè, dai, apro. Ah, che bella giornata! Certo, sono venuto in un posto molto strano. Stranissimo, troppo strano. Cioè, guarda che montagnone enormi che ci sono. Poi là, un'altra. E sono circondato da montagnone enormi. Questa cosa è bellissima. E questo è un mio blocco che praticamente appena piazzo dovrebbe trasformarsi in una tenda da campeggio. Domanda del giorno! Hai mai incontrato uno strano viaggiatore su Minecraft? Scrivimelo nei commenti, per favore! Ricorda di lasciare like e di iscriverti al canale! Wow, che bello! Oddio, un po'... è un po' andata strana, in effetti. Certo che potevo anch'io pensare di evitare di fare questa cosa, però insomma, evidentemente sono talmente tanto stupido di... che ho preso qualcosa di rotto. E tanto pesce, che a me piace tanto il pesce. Prendiamo il pesce. E altro, altre cose buone. E poi qua ci sono anche le torte. Perfetto, sono buonissime tutte queste cose. Mi serviranno anche dei picconi. Questa cosa non l'avevo considerata, anche perché mi ero portato qua nello zaino un bel po' di cosette, ma in realtà non mi servono a un beato ceppo di niente se ci sono tutte queste cose. Pure le TNT. Quindi se devo far esplodere qualcuno posso farlo. Non devo, ovviamente, però se devo, wow, posso. E qua mi prendo anche la torcia nel caso mi servisse, perché evidentemente ci sono delle torce qua dentro. Bene, sono contento. Adesso io direi di andare ad esplorare un attimo questa foresta e qua in giro. Certo che è molto particolare. Che robe. Allora, ok. Fermo un attimo. Non posso andare qua. Dunis, non puoi andare. Non puoi. Dovrebbe essere tipo proprietà privata. Questo dovrebbe essere una sorta di ascensore. E forse una spizzatina piccola. Veloce. Posso guardare un attimo sotto. Vabbè, dai. No. Non posso andare. Non posso vedere. Assolutamente no. Non posso vedere. No. Cioè, lì c'era una stanza. E è chiaro che c'era una stanza. Io ho visto perfettamente che c'era una stanza. Non sono cieco, non sono nemmeno strano che vedo cose strane. Invece andiamo ad esplorare in giro. No, però io quella cosa la voglio vedere assolutamente. Magari dopo ci ritorno, forse. Non lo so, perché dovrebbe essere proprietà privata. Non posso vedere qua in giro. Ma quello è un villaggio per caso. Quindi vuol dire che qua vicino vivono altre persone. Quindi potrebbe essere effettivamente quel posto lì che ho visto prima. Potrebbe essere per via di qualche altra persona. L'avrà fatto, l'avrà costruito qualcun altro. In effetti sono molto curioso di scoprire i segreti di questo posto. Certo che però questo posto è proprio strano. Non c'è assolutamente nessuno. Oltre a quelle montagne veramente enormi che mi spaventano tanto, mi rendo conto che non c'è nessuno. Cioè dovrebbe essere un villaggio con della gente abitata, ma... dove sono finiti tutti? Non è normale che non ci sia nessuno. C'è proprio un mistero molto particolare qua. Dai, io voglio andare in vacanza, non voglio andare ad esplorare i misteri del mondo. Perché? Perché ogni volta che vado in un'avventura nuova mi deve capitare qualcosa di strano? Non è possibile, io devo trovare un'avventura che sia tranquilla, che non ci siano tutte queste cose che devo risolvere, questi misteri particolari. Cioè, non c'è nessuno, ma non è normale come cosa, dai. Cioè, come si fa? E io adesso cosa faccio se... Allora, praticamente questo, a quanto ho capito, dovrebbe essere una sorta di villaggio, ma abbandonato. In un posto completamente abbandonato. Cioè, nel senso, ci sono anche gli ortaggi, ma non c'è nessuno. Poi, cioè, praticamente è un posto molto con montagne frastagliate. Anche lì c'è un altro villaggio enorme. Ma anche da qua vedo che effettivamente lì la gente non c'è. Oltre al fatto che questo villaggio è molto molto in alto. È tutto quanto particolarissimo. Io non ho mai visto una cosa del genere comunque. Penso che sono troppo curioso, però forse dovrei chiamare qualche mio amico qua in questo posto, perché evidentemente ci sono dei misteri da risolvere qua. Che bello, sono troppo contento. A me piacciono troppo i misteri. Anche se volevo anche, insomma, vivere un'avventura tranquilla. Insomma, stare in campeggio un attimo, essere molto chilling, tutto tranquillo. Ma invece no, devo risolvere questi misteri. Insomma, dentro di me ho una sorta di sentimento ambivalente, no? Da una parte sono contento che ci sia questa sorta di mistero, perché evidentemente c'è una nuova avventura. Ma dall'altra non voglio, perché volevo godermi un'estate tranquilla, in un campeggio tranquillo, con delle cose da fare tranquille e normali, senza il bisogno di dover esplorare in giro. Fina o fona, che pizzona, che pizzuna. No, non mi dire che là c'è un'altra botola. Sono sotto il mio campeggio. E qua c'è un'altra botola effettivamente, con una scala che porta sotto.
Mannaggia, anche questa dovrebbe essere una proprietà privata, non dovrei andarci. Oh mio Dio! Ma che caspita! Ma stiamo scherzando? Allora, no, fermo un attimo, qua non sono affatto in una proprietà privata, questa è una proprietà praticamente comune, però dovrebbe essere una caverna, anche questa ovviamente è pedissequamente abbandonata, perché quando mai, cioè nel senso qualcosa in questo posto che, dove ci sono persone, no, vero? Allora, ho capito, devo cercare di scoprire il mistero, perché qua c'è una caverna, non ha senso, poi che sono sti minerali, io non ne ho mai visti, è un mondo veramente particolare questo, devo dire, ma mi sta piacendo molto. Allora, questo dovrebbe essere del rame, ho capito, invece questo dovrebbe essere del quarzo, tutto quanto molto interessante, invece questo, anche questo del quarzo però nero, vabbè, magari qua vengo quando e se avrò bisogno di risorse. Devo dire che è interessante, io però ho paura che... non lo so. Sento come uno strano presentimento. Secondo me qua, in questa caverna, c'è qualcuno. C'è qualcun altro, non ci sono solo io. Secondo me è così. No, io sto sentendo... Ho sentito qualcosa. Via. No, via. No, ho saputo io che lo sapevo, ho saputo, me lo sentivo al 100%, al 110%, 100.000%, l'ho sempre saputo. Allora, credevo, infatti, sentivo che c'era qualcuno che mi stava osservando, infatti si è sentito quel rumore terribile, ma perché caspita, c'è? Ok, basta, adesso io... Ormai sono troppo curioso di capire che caspita è questo segreto. Non mi interessa se è una proprietà privata. Devo vederlo, punto e fine. Allora, qua ci sono delle ceste. E quindi... Beh, non è che ci sia molto... A parte un letto, sleeping bag. Ma perché c'è un letto? Dai, per favore. Ma ce ne... A parte che ce ne ho già uno. Vabbè, ok, ce ne ho due. E qua c'è una cesta che... dove c'è scritto non aprire. E perché non aprire? Però se mi dici di non aprire, ma ti pare che non apro, scusami. Cioè, nel senso, adesso. Vabbè, dai, apro. Ok, questo è un libro... Vediamo un attimo cosa c'è scritto. Non dovrei farlo, Allora. Se mi stai leggendo vuol dire che mi hai trovato. Vabbè, capitano, ovvio. Sono un viaggiatore di queste lande desolate e voglio dirti di stare attento. Non ci sono posti sicuri qua. Ricorda, è tutta una finzione. Ma che... No, un attimo. Io sto avendo la pelle d'oca, ma che cosa vuol dire è tutta una finzione? Allora, due sono le possibilità. O sto qua, sto viaggiatore, che come caspita si chiama, è fuori di testa. Il che potrebbe benissimo essere, c'è gente fuori di testa. Oppure, effettivamente ha ragione. E mi sembra più che abbia ragione in questo caso, perché... Insomma, non mi sembra proprio un mondo normale questo, se posso dire la mia. Non lo è affatto. Affatto. Cioè... Non so come dir... Ma poi sono da solo che sto parlando. No, basta, devo chiamare qualche mio amico, perché non è possibile stare in questo mondo da solo. Bene, voglio continuare con questa avventura.